تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن Matmata è un piccolo villaggio berbero ai confini del deserto del Sahara, al sud della Tunisia. Mi trovo a Matmata, un villaggio troglodita al sud della Tunisia. Non è stato facile arrivare sino a qua. Ieri ho preso un treno. Poi ho dormito a Gabès, stamattina sono partito presto, ho preso un taxi che mi ha portato alla stazione di Louage, sono dei piccoli pulmini collettivi che partono quando è pieno il pulmino. Ho cambiato due volte Louage, adesso sto girando per questi villaggi, questi buchi nella terra dove abitavano i trogloditi. O meglio, abitavano in come si appella gli abitanti, sì? Berber. Ah, sì, qui abitavano i berberi. Ok, saluti Furio, andiamo a fare un giro. Ok, on y va? Questo che stiamo per visitare è un albergo ricavato da un antico insediamento troglodita. Oggi ho una guida che mi accompagna. Bonjour. Ah, les trous. Voilà. Le parking, on passe oui. Là, c'est l'entrée, et ça, les trous de l'hôtel, voilà, les pièces, les chambres, oui. Ah, oui. Les restaurants, on peut les voir, oui? Oui, bien sûr. Ok, bien sûr, oui. Ok. C'est ça, le plan de l'hôtel. Oui, merci. Ça, le plan de l'hôtel, ça, les rentrées, voilà. Ah, questa, oui. Voilà. Questa est la pianta de l'hôtel. Ouais. Et c'est l'autre côté, c'est le trou de cuisine. Ça, ce sont les trous. Oui, c'est le trou, c'est le pièce. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Les chambres. Ah, des chambres. Alors, questa est la pianta de l'hôtel. Questi sono tutte le caverne, le grotte, e ognuna è una camera. Il buco. Allora, qua è stato girato il film Guerre Stellari. Guerre Stellari, che ho fatto il primo episodio nel 1976, secondo episodio 2000. Ah. Qui abbiamo i scenari di Guerre Stellari, secondo episodio. E che skill ha dans ce trou là? Ok, on peut voir? Andiamo su a vedere cosa c'è qua. Qui c'è una piccola grotta. Par là il y a le bar. Ok, qui abbiamo un bar. Il bar, c'è una qualche foto del... Ah oui. Là abbiamo qualche foto delle riprese del film Guerre Stellari. Qui abbiamo la rosa del deserto. Adesso. Ok. Sono tutti conicoli, questo è sempre l'hotel. Bonjour, monsieur. Je vous terrasse, non? Oui, photo, ok. Ok, d'accord, merci. Ok. Je vais monter. Ok. Queste
Queste che vediamo qui sono le camere dell'albergo. Adesso andiamo a vederle da vicino. Questa è una camera, come vedete tutte in una grotta, sono grotte, abitazioni abbastanza spartane. Qui abbiamo degli otri in terracotta. Una veduta dall'alto della hall. Qui abbiamo una delle tante sale del ristorante. Quello che vedete erano vere e proprie abitazioni scavate in piccole grotte, fresche d'estate e calde d'inverno, all'interno di cavità circolari profonde 6-7 metri. Tipiche decorazioni locali. Qui abbiamo ancora delle case troglodite. Gli abitanti si sono spostati, hanno cambiato residenza, ora vivono in situazioni migliori, però tengono ancora gli animali qua, le capre. Pardon, c'è pas un problema, sono un po' dangerose le trucche con ça, sans protection. No, aspetto. Anche pericolose queste caverne, questi crateri senza protezione. C'è anche un'altezza di qualche metro. Tre abitazioni abbandonate. Questo villaggio troglodita. Questo è un sistema di raccolta dell'acqua piovana, delle piogge. Qui si come un imbuto entrava di qua. Tu mi fai vedere tu mi apri la cisterna, oui. Qua abbiamo il pozzo. Qui si raccoglieva, si tirava sull'acqua col secchio. Ok. Natan. Qui c'è ancora acqua, come potete sentire. Voilà. Merci. Un po' di boarlo? Oui. Ah, si può bere quest'acqua. Oui. Perché prima non c'ero bernato qua. Ok. Merci. Ma dai, tu conosci il nome di Sefros là? Tu conosci il nome di Sefro là? Ah, sa? Oui. Sa che si chiama, come dice un arabo, Telchesh. Telchesh, le nome in arabo. Oui, un arabo. I nomi in arabo si chiamano Telchesh, questi cespugli. Abbiamo un cammello nella sua stalla. Un po' curioso. Spero vi sia piaciuto il mio documentario, faccio il mio meglio. Salute Furio. I hope you enjoy my documentary. I'm doing my best. Bye Furio.